Ed eccoci di nuovo in piazza San Francesco, ormai in pieno autunno. Meno male, dico io, che è la mia stagione preferita. Quindi, ospiti sempre dal del Caffè De Costanti. Sempre qui, insomma, guardando questo bellissimo panorama della Basilica di San Francesco, che custodisce probabilmente l'oro più importante di Arezzo. Gli affreschi di Piero della Francesca, che rappresentano assolutamente, eh, la, la, forse, una delle più grandi ricchezze storico-artistiche di questo territorio. David, ci vuoi presentare l'osso? che ci farà compagnia in questa chiacchierata? Allora, buongiorno, bentrovati e comincia a essere fresco. Allora, oggi è con noi Vincenzo Gallorini, il macellaio di Tregozzano. Ecco, il sottopancia è questo: <ride> macellaio di Tregozzano, la qualifica come <ride> si soli? Sono... No, lei fa parte anche dell'associazione, sì. so, no, giusto? Assolutamente sì. Ecco. Eh, non mi offendete se mi chiamate macellaio, <ride> mi fa proprio piacere. Beh. E niente, sono qua perché volevo fare, avere un dialogo con voi. Mi presento Vincenzo Gallorini, sono 40 anni che ho il coltello in mano, perché ho 55 anni, ho iniziato a 15 anni. Ho un piccolo negozio di periferia. Ti posso dire Greta, è lui che attenta sempre alla mia linea. Le mie, mie differenze no, non solo, mi, è lui che di fatto mi impedisce, impedisce di avere una linea perfetta. Ma okay. insomma, vabbè, bisogna sempre fare una scelta. E... Ma vedi, ma Davide, secondo me non è la carne. No, ma bisogna che tanto anche mangiare. Via, esatto, esatto. Diciamolo, diciamolo Eh, ma lui non fa solo la carne. comunque no, Noi facciamo <ride> dei, dei preparati che permettono alla persona di poter mangiare anche leggero se si vuole ma siamo in Toscana e quindi viva sì, sì. la ciccia, detto, detto, questo, la ciccia sì. <ride> detto questo facciamo un discorso un po' più serio, allora Tregozzano um, sicuramente una parte più decentrata insomma, rispetto ad esempio a dove siamo adesso, no? il centro sì. città, come si resiste e perché si vuole continuare a resistere soprattutto? Ma, eh, diciamo che è una scelta fatta 30 anni fa, è stata fatta in un mercato molto più diciamo, eh, prolifico, eh, però eh, il fatto che uno sia stato lì 30 anni giustifica i mezzi fra virgolette eh, è sempre più difficile lavorare diciamo in questo mondo, in una periferia, però comunque mettiamo anche il nostro servizio al paese, è un paese molto sparso, però le persone vedo che riescono o perlomeno apprezzano la nostra cucina, apprezzano i nostri prodotti. Abbiamo cambiato un attimino la, il modo di lavorare, molti preparati, un pochino meno carne, lavoriamo un po' di tutto, facciamo un servizio di rosticceria dove cuociamo su ordinazione. La domenica mattina siamo aperti al pubblico e cogliamo l'occasione per dire questo: non solo. Eh, dal martedì mattina alla domenica alle 2 si riesce a fare un servizio molto diverso, che può essere anche la tradizionale macelleria. Facciamo un servizio che, può essere, che ha tanti prodotti alimentari, che non è solo carne. E cosa dire? Di, eh, mi ci riposiamo il lunedì perché un giorno alla settimana ci fa proprio piacere. Ma lei ha detto sono 40 anni che ho il coltello in mano, quindi questa cos'era? Una tradizione di famiglia, un'azienda di famiglia? No, diciamo che ho imparato da un fratello, e se la vogliamo chiamare tradizione sì, però eh, diciamo che come mi ha messo il coltello in mano mi si è, è rimasto attaccato, mi è piaciuto, sono riuscito a imparare. Poi hai visto come sono succede le cose, passano giorni, passano gli anni, ti affezioni un lavoro. E la cosa ti piace e ci rimani ecco, lei avrà visto un po' anche cambiare il mondo ovviamente dell'alimentazione dell con l'avvento della grande distribuzione con l'avvento di tante eh, diciamo, catene che hanno provato, dico io, ma non ci sono riusciti a magari ad affossare anche negozi come il suo no? come, come l'ha visto cambiare questo mondo? Ma, eh, in 30 anni è cambiato tantissimo però è stata la nostra forza, la nostra voglia di volontà, cioè il fatto che noi non, noi non consideriamo un cliente un numero. Per noi il cliente lo chiamiamo per nome, cognome, gli forniamo, sappiamo cosa mangia, cosa vuole, nell'arco di 30 anni è cambiato tantissimo, però effettivamente bisogna che noi la lotta cosa, dove l'abbiamo fatta? Con la qualità e diciamo che... Eh, siamo riusciti a contentare effettivamente per quello che uno vuole perché sappiamo chi è quella persona, cosa mangia e, e, e cosa desidera. Come, come entra da noi, eh, sa che hanno a che fare con Vincenzo e Luisella, ma non è che hanno a fare con un operatore che in una grande distribuzione oggi c'è uno, domani c'è un altro e non sanno mai chi. chi chi effettivamente cosa vuole questa persona? A, chi affidarsi, A chi affidarsi, insomma chi affidarsi. quando le chiedono un taglio di carne specifico piuttosto che... Ma il piatto preferito di Davide qual è? Eh, il piatto preferito di Davide, lui è uno che arriva sempre di corsa alle 8, eh. alle 8 e mezzo sì, la sera. Ricordo, sì. È un grande mangiatore di carne bianca, però vedo che di tanto in tanto gli piace anche la carne rossa. Eh, eh. Sì, diciamo. Allora, sì, è vero, eh. è vero. <ride> No, io quello che vorrei chiederti Vincenzo allora un negozio di vicinato come il tuo e quindi dopo con esperienza di tanti anni c'è stato dei cambiamenti eh, sicuramente economici e sociali e che e io ci vedo un certo ritorno al passato io mi ricordo quando ero bambino che c'erano i negozi che praticamente erano i generi alimentari più o meno erano bar generi alimentari non sempre aperti e si era andati poi negli anni successivi invece a degli orari rigidi, chiusure, la domenica tutto, sempre tutti chiusi, il mercoledì pomeriggio chiusi, oggi vedo che è ricambiato tutto un'altra volta. Gli orari oramai insomma, per un negozio come il tuo sono, quasi, sono molto flessibili e soprattutto anche i giorni di chiusura si sono ridotti notevolmente. Ecco, questo questo è, spi è spiegabile solo con l'esigenza di eh, aumentare l'incasso, oramai è un, è un servizio che date in più anche ai cittadini che... E siete indotti dal fatto che poi alla fine parliamoci chiari anche i supermercati sono sempre aperti e quindi... Ma, eh, vedi Davide, io effettivamente mh, forse non l'ho notato quello che dici tu, perché? Perché il mio negozio fa un pomeriggio che è la domenica, e un lunedì tutto il giorno di riposo. Cioè diciamo che un, partiamo dalla mattina presto, che può essere che noi siamo sempre in negozio 6-6 e mezzo. E, e se riesce a arrivare a Luna, a Luna e mezzo, perché aspettiamo gli ultimi, le ultime persone che smettono di lavorare, escono a Luna, aspettiamo anche quello, si riapre alle 4 e si arriva alle 8. Però di, pa, siamo tranquilli, abbiamo un giorno e mezzo di riposo, che non è poco. Non è poco. Il problema che dici tu, molto probabilmente... Ma non potresti rinunciare anche a quello, non ti converrebbe rinunciare anche a quello? Ma vedi, io quando vado in negozio voglio essere eh, riposato, cioè devo avere la testa libera e per avere la testa libera devo avere anche un giorno di riposo. Cioè, quello che io dico... Se riesco a lavorare sette giorni per un anno intero, io lo faccio, non, è, non ho problemi perché riesco a lavorare tranquillamente. Però dopo a, a, alla scadenza di un anno sei stanco, non ne puoi più, magari hai bisogno di un, non vogliamo esagerare, ma di un psicologo e allora a quel punto bisogna anche rinunciare. Cioè, però secondo me un giorno e mezzo di riposo non è poco. Quello che vedo che è, forse è brutto, che è, sono anche grandi catene che non fanno mai festa, lavorano a Natale, lavorano a Pasqua, lavorano, cioè a noi non ci importa e non ci hanno mai dato noia più di tanto, però quello che voglio dire, loro hanno a che fare con degli operai, noi abbiamo a fare con una famiglia, io lavorando con mia moglie dentro al negozio, la domenica devo prendere mia moglie e portarla a fare un giro o, o pensare alla figlia, insomma, fra virgolette. Non... Non posso stare anche gli altri due giorni. Dopo si guadagna meno, beh pazienza, se, finché si riesce a pagare le bollette. Ascolta, ma ehm, ecco, te dicevi il ruolo sociale di un negozio come il tuo, eh, di, una, di un negozio di vicinato, in, un, in una frazione, in un, anche se sono case sparse, comunque una frazione, ecco che ruolo ha? È solo un riferimento così per fare la spesa o svolge veramente un ruolo sociale? Perché insomma a Tregozzano tolto il tuo negozio, sì, c'è il bar, poi non ci sarebbe un altro punto dove la gente si aggrega? Cioè sarebbe, sarebbe un dormitorio, insomma, eh, dice... Eh, sì. No, ma io penso che questo solo dovrà essere la gente a dirlo, ma penso che effettivamente il mio negozio insieme al bar, il piccolo alimentare che abbiamo, è un, è un servizio che diamo alla gente. Eh, sì. Non lo devo dire io perché se lo, se lo dico io molto probabilmente eh, non voglio no, no, dire ma... che sono indispensabile però. No, no, te sai, lo devi dire secondo eh... me, perché ho visto altre frazioni in altri comuni come ha chiuso la bottega è scomparsa completamente la frazione, cioè diventa solo ed esclusivamente un dormitorio. Sì, sì, questo non ci sono dubbi, se, secondo me al negozio isolato io gli darei il premio per quanto riguarda sul paese perché fa un servizio agli anziani, fa un servizio alle persone che non si possono spostare con la macchina, fa un servizio a, a tante cose. Sì, ma c'è diciamo, persone... un altro aspetto secondo me, quanta gente viene da te e ti dice guarda oggi non ho i soldi, te li porto. Fra una ma, settimana eh, <ride> questa è un po' privata la cosa. No, perché ti chiedo chi? Però, ma ti e, dico, e, effettivamente visto, lo dicevo, lo so. effettivamente da noi è molto facile a fare nel cioè, supermercato venire da Vincenzo al momento che eh, sa del diciamo meno disponibilità lo puoi fare perché facciamo anche questo servizio, cioè in amicizia, in come vuoi, cioè, certamente, c'è la gente, a... ad esempio che ti paga a fine ma, mese quando rispondi. Diciamo, Ora in questo momento sì, sì purtroppo sì purtroppo. lei ha detto che bisognerebbe dargli un premio questo anche secondo me invece no. in realtà credo e penso insomma, che pagate le tasse le tariffe a, alle non percentuali non a, poi, studi poi, insomma di gli studi di settore insomma tutto quello che viene applicato ad un'altra azienda che magari no, no, ha ma non solo ma perché ci sono i nego... lo studio di settore è lo stesso del eh. negozio magari come il suo che può essere nel centro di Milano eh. o nel centro d'Arezzo è lo stesso parametro è lo stesso parametro anzi dirò eh. che in una frazione come la nostra che c'è pochi fondi per chi ancora paga l'affitto lo paga abbastanza salato ecco. per avere la possibilità di, di, di stare aperto insomma. e quindi si resiste per la voglia di resistere e per l'amore di questo mestiere mi pare di capire mm, diciamo per l'amore di questo mestiere Beh, perché è una cosa <ride> ci, abbiamo lasciato, ci abbiamo lasciato il cuore l'affetto in questo negozio sì. e sinceramente ora come ora sono contento di come stanno andando le cose Senti, io ora direi di affrontare un'altra questione che in questo periodo è di grande eh, interesse, i vegani, ecco. <ride> non solo i vegani, ma insomma eh, tutta quella parte ormai della popolazione che per, sia perché animalista, sia per questioni salutiste, eccetera, eccetera, si rifiuta di mangiare la carne. Ecco, te cosa, cosa ci puoi dire? Che che pensi di queste persone? Vedi, Dav e spesso aggiungo il carico se la prendono proprio con la vostra categoria, eh. No, perché Ma... bisogna No, no, è così, è così. Davide, devo no. Insomma, uno, ora ho fatto il nome, insomma, c'è uno un po' famoso che Insegno. Davide, vedi? Secondo me la gente è molto più attenta a mangiare. Ecco. E anche nelle nostre macellerie, anche chi mangiava la carne tutti i giorni ora la mangia un po' meno, ma non è sbagliato, è secondo me diversifica perché io vedo che magari se prendono tre cose per tre giorni una volta prendono il pollo, una volta prendono l'agnello, una volta prendono la carne rossa. Cosa molto giusta secondo me. Il vegano ho rispetto per quella persona perché giustamente anche lui ha i suoi pensieri e le sue idee. Secondo me sbaglia, ma non che sbaglia, ma non è che sbaglia perché non mangia la carne, perché secondo me è molto difficile gestire un, una persona senza carne perché dice sì vabbè il ferro è anche nei fagioli, sì ma quante fagioli devo mangiare per avere un pochino di ferro. Cioè, ripeto, ho rispetto per questa categoria. Eh, io so che ci sono anche macellerie che si sono permesse, non Arezzo ancora, perché non Arezzo, che si sono permesse di prendere queste eh, bistecche di soia, hamburger di soia, cioè, mi stanno, qualcuno mi ha dato proprio questo input e io ho detto fermi tutti. Io ancora faccio il macellaio, penso di essere un macellaio. e... A Vendo la carne. Il vegano se vuole venire per fare due chiacchiere ci parliamo. Però Vincenzo una cosa devi eh, ammettere, il maltrattamento degli animali, ma anche nella fase della macellazione, cioè veramente si vede. Eh, allora sia nell'allevamento cioè quando vedi l'allevamento intensivo in che condizioni vengono eh, fatti crescere questi poveri animali e soprattutto il momento della macellazione che molte volte Guarda. è qualcosa di allucinante perché ora ti dico solo questo no? io per esempio credo che un animale prendi un vitello allevato all'aperto se fosse possibile eh, poterlo magari uccidere a tradimento nel suo ambiente che lui non se ne accorga per me sarebbe auspicabile invece le norme sanitarie eccetera costringono a prenderli spostarli di chilometri metterli in questi ambienti evidentemente l'animale se ne rende conto e mi sembra una tortura così Vedi. come Così come la pretesa di, per questioni etiche eccetera, di, 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 insomma, di far fuoriuscire il sangue prima che muoiano o cose di questo tipo. Io credo che siano esseri viventi e vadano rispettati. Vedi Davide, tu stai sfondando per me una porta aperta. Cioè, sono d'accordo con te perché eh, sembra strano ma io voglio bene agli animali. Noi fre io frequento le stalle dove vado a comprare i vitelli io. Ti giuro Davide che se trovo una stalla che non tiene gli animali bene, io non ci torno su quella stalla. Cioè io voglio vedere la stalla pulita, io voglio vedere una stalla ordinata, voglio sapere cosa mangio perché lo vedo dalla carne cosa mangiano. Il rito della macellazione, che si dica che si dica, la nostra macellazione italiana è una delle migliori di tutte perché comunque ha un, diciamo, uno stordimento dell'animale che poi dopo viene sgozzato. Purtroppo le ragioni etiche che tu mi vieni a parlare sono per il rito musulmano che non condivido, però la nostra legge o i nostri mattatoi gli hanno fatto anche questo. È giusto? Non è giusto? Non lo so, giudicate voi. Però io ho visto su Facebook, ho visto dei filmati col rito, col rito islamico. A me mi ha fatto girare pagina, cioè io non, non riesco a vederlo. Non lo condivido perché. Io gli voglio bene agli animali, cioè, capisco quello che tu mi stai dicendo, di tenere bene gli animali, di governarli bene, di non, non maltrattare gli animali, sono d'accordo con te, però forse noi di più non possiamo fare. Io ho visto allevamenti veramente interessanti, uno tipo di maiali tenuti all'aperto. Eh, che però per le bestie gli ultimi giorni di vita li prendono, li chiudono, li mettono in queste gabbie e sì. poi li caricano su questi camion gli fanno fare magari 100 km, poi li mettono in attesa della macellazione lì un giorno anche, due giorni, sempre in queste gabbie senza bere, senza mangiare, a me mi sembra allucinante. Io credo che sarebbe molto meglio eh, ucciderli nel posto, ribadisco, se, creando le condizioni perché non se ne accorgano. E, e, e poi se la carne rimane un po' macchiata, se rimane pazienza, cioè io credo che sia più giusto eh, rinunciare noi all'aspetto all della carne, a qualche cosa, che piuttosto farli patire, perché io credo che un animale che non se ne accorge, e è possibile oggi che è possibile uccidere un animale senza che se ne accorga, e, e ribadisco, si sposterà l'animale già morto, e, e se dopo la carne è macchiata, pazienza. Davide, eh, dici bene, so, sono d'accordo con te, però comunque sia, ti, ti voglio confermare, ti, penso che tu lo sai: abbiamo le strutture eh, adatte, idonee, perché questo avvenga. Tutto sta, bisogna far, ci deve essere chi fa rispettare queste leggi e questi, diciamo, queste prestazioni, queste cose, perché effettivamente noi ci accorgiamo che abbiamo dei mattatoi importanti dove viene lavorato bene, seguiamo la macellazione da, da quando il nostro vitello arriva al mattatoio. Un po' meno d'accordo so, sul fatto di ammazzarlo lì nel posto perché questo non se ne accorga perché? Perché comunque noi dobbiamo anche rispettare un servizio per una questione sanitaria dove eh, l'ambiente eh, deve essere ridone. Eh, eh, lo so, eh, si eh, creano eh, le eh, condizioni. Lo so, ma si cre vanno create le condizioni. Poi ti dicono anche questo. E anche, soprattutto per i bovini, spesso anche questi allevamenti più piccoli, eh, visto che poi il prezzo è sempre basso, anche, soprattutto per l'allevatore, la scelta che viene fatta o li vengono fatti crescere legati a una catena oppure in un ambiente in cui non si muovono perché almeno crescono più velocemente e mangiano meno. Ecco, io credo che anche questo. Eh, io l'invito che faccio, per esempio, a un macellaio come te, ma a tutti: cioè, magari prendete accordi con il produttore, se tu il vitello me lo fai, io te lo pago. Se ti rispetti un certo percorso, quindi lo fai vivere anche invece che eh, i 13, 14, 15 mesi facciamolo vivere 20 mesi, ci smette due anni a farlo crescere, però me lo tieni in un ambiente, in un certo tipo di ambiente. Io sinceramente se la fettina costa eh, 20 euro il chilo quella all'attuale, te mi dici guarda questo è di un animale cresciuto in questo modo eccetera, te la vendo a 40 euro il chilo, io la pago perché ne mangerò meno che eh, ne mangio meno però so che quell'animale ha fatto un percorso di vita accettabile. Davide io ti confermo e ti garantisco, anzi sarà, sono in grado di farti vedere se un giorno tu vorrai dove ho le stalle dove vado a approvvigionarmi con la carne io, che sono molto belle pulite, dove i vitelli ci stanno, stanno nei box e non ce n'è più di tanti a box perché devono essere liberi di girare di guardare certo se noi riuscissimo a tenerle allo stato, a, a, allo stato brado sarebbe ancora meglio però questo non è il nostro problema perché noi con l'allevatore ci, eh, ci siamo confrontati an per, da, per anni e ci stiamo confrontando siamo disponibili a, a, a fare quello che dici tu perché noi siamo sempre stati disponibili per quanto riguarda la qualità e la, diciamo, il modo di, di, di lavorare la carne, perché noi chiediamo alle sedi competenti come si lavora, come si può fare a lavorare bene, all'allevatore diciamo, guardate che abbiamo bisogno di un animale che comunque abbia mangiato bene, che abbia, sia stato bene, e effettivamente noi lo chiediamo, però sono gli allevatori che ci devono... Ripeto, se io ho una stalla, se mi rendo conto che frequento una stalla dove non viene tenuto bene un animale, io non vado più, perché, ma non vado più perché non sono parole di, di non fare questo, io l'unica cosa che posso dire è guarda, quell'animale l'hai tenuto bene, quell'animale ha pulito, quell'animale ha mangiato bene, io te lo prendo e te lo porto al mattatoio, come le attuali leggi ci dicono, se un giorno ci sarà un'alternativa a quello che dici tu, Banca, basta che sia per migliorare, noi siamo d'accordo. No, sposti. no, ma io sono d'accordo, però secondo me deve partire anche da voi, avere coraggio e quindi la filiera dell'animale nasce, vive in un certo ambiente, magari si può anche come hai detto te, renderlo visibile oggi anche tramite Facebook, quindi faccio vedere come cresce, però poi non può costare 20 euro al chilo perché verrà a costare 40, te lo sai, e quindi non è che io ci ho ricaricato il doppio, ma è semplicemente che ho permesso all'animale di fare un ciclo di vita accettabile. Allora, dobbiamo lanciare la pubblicità, forse non riusciamo ad andare a vedere le stalle, ma magari a fare capolino nel sì. negozio di Tregozzano, quello sì. Quindi certo. dopo la pubblicità certo. ci ritroviamo lì e magari ci salutiamo direttamente dal negozio, va bene? Ci vediamo dopo allora. Grazie, arrivederci. E allora siamo arrivati, insomma... Oh, Tregozzano... Eh. Siamo in questo piccolo ma grande centro del comune di Arezzo. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Guarda, guarda quante verdure per noi, Greta, che mangiamo solo la verdura. No, io no, però però allora eh, insomma l'importanza di questi negozi di vicinato nel frattempo insomma arriva qualche cliente l'importanza dicevamo di questi negozi di vicinato che eh, insomma sono dei veri e propri presidi per una popolazione comunque dislocata dal centro come questa ma eh, allora prima di tutto guarda la bellezza l'abbondanza dell'offerta eh, dell poi sì effettivamente io credo che chi abita in una frazione come questa, ma penso soprattutto alle persone più anziane, ma anche giovani, e spesso i ragazzi anche in età più giovane magari non guidano ancora, avere un riferimento, insomma se un giorno sono a casa e vogliono mangiare, vengono qui e lo trovano da mangiare, ma se presidi come questi non esistono... Cioè, o si è tutti muniti di una logistica, quindi mezzi di trasporto, eh, o se no, no non si mangia più, cioè, siamo costretti ad andare a vivere dentro la città. Ecco, intanto insomma, nel momento in cui stiamo registrando vediamo affettare questo succulento prosciuttino che a quanto pare uno dei clienti insomma si sta facendo fare una bella eh, colazione ecco anche questo no perché poi mh, insomma diventano davvero non solo luoghi dove appunto fare un, una spesa ma luoghi anche un po di ritrovo perché appunto ci si trova qua per fare la colazione per fare la merenda certo qui c'è la possibilità penso di fare tutto Io non so se somministra un locale, un locale come questo somministra anche bevande, però effettivamente, eh, ribadisco, eh, il rapporto, la vicinanza con gli abitanti eh, rende un, un servizio a loro stessi. Poi chiaramente eh, qualcuno potrà obiettare i prezzi, potrà obiettare tante cose, magari un, un negozio così non può stare aperto sicuramente eh, 24 ore al giorno, non, eh, però bisogna rendersi conto che, che tipo di vita vogliamo, che tipo di, eh, in che tipo di società vogliamo andare perché. Io vedo eh, sempre di più, non so, uh, ad esempio grandi catene che fanno politiche di questo tipo, cioè che te vai all'interno del negozio della grande catena, ti provi l'oggetto e se vuoi aspetti il giorno opportuno lo stesso oggetto te lo trovi, eh, lo compri online e lo paghi un terzo, ok? Quindi non so, questo magari fra un po' avverrà anche con gli alimenti, però ecco, bisogna capire che tipo di società vogliamo, perché se vogliamo una società in cui eh, non abbiamo più il negoziante dietro il banco ma eh, ci arriva tutto a casa perché lo, lo compriamo online, poi dobbiamo tenere presente la, la vicenda proprio di questi giorni, di quei, di quei ragazzi che lavorano con quell'applicazione Foodora e, in cui si è visto che questi ragazzi vanno a consegnare il cibo a 2 o 3 euro l'ora. Cioè, allora, se vogliamo arrivare a questi livelli, quindi da un lato poter acquistare tutto e avere tutto a prezzi scontati e, e, con, e direttamente a casa, poi non ci dimentichiamo che tutto questo avviene sulle spalle di qualcuno e quindi sulle nostre spalle. Quindi io credo che questo modello... Eh, sia veramente da ci debba far riflettere quindi se ci dobbiamo trasformare tutti in dei lavoratori eh, a 1-2 euro l'ora per poi poterci permettere di comprare eh, che ti posso dire, un paio di scarpe a 20 euro oppure se forse non va trovato un equilibrio eh, e benvengano negozi di vicinato, negozi che vendono prodotti di qualità, magari anche a un prezzo superiore ma insomma poi la qualità della vita è, è diversa per tutti. Appunto, si diceva del, del, dell'e-commerce, insomma, pensare che questo prosciutto possa essere spedito via corriere, quindi arrivi tramite insomma, il web a ah, chissà quale cliente che poi lo metterà sotto i denti, fa venire un po' i brividi, insomma. Sì, eh, è vero, però comunque sia, anche noi piccoli negozianti ci siamo adeguati. Per quanto riguarda le spedizioni non facciamo etti, ma facciamo prosciutti interi, dove possiamo spedirli a, a casa, a, a chi li vuole, solo che il punto fermo del nostro negozio è la qualità. Cioè non, non spediamo tutto e di tutti, spediamo un prosciutto che viene fatto da me personalmente, viene trattato per 24 mesi. E, e diciamo che le persone che acquistano questo prodotto non lo vedono neanche, su, forse sì, lo vedono anche su internet, però lo conoscono già, ci chiamano, ci dicono guarda che io, noi non possiamo arrivare in Toscana a prendere il prosciutto, ce lo spedisci nei, ai, ai, ai nostri luoghi di abitazione. Allora, la modernità si può conciliare allora, a quanto pare, David, con comunque la tradizione, però, insomma, dicevo... purché non si rinuncia alla qualità. Ma quello che dicevo, secondo me, è l'equilibrio che va trovato, perché sicuramente l'online può essere, è d'aiuto anche l'online, cioè nessuno lo mette in dubbio, ma... Comunque dobbiamo anche pensare a una società in cui c'è bisogno dell'uomo che lavori e il lavoro dell'uomo deve essere considerato dignitoso. Okay? Io credo che quando per garantire, come sta avvenendo, questo online a prezzi sempre più bassi e il tutto ricade sulle spalle dei giovani che vanno a fare le consegne. Grazie. No, no, ma anche. No, non ti credere, perché ad esempio nell'abbigliamento sportivo te trovi lo stesso identica. Eh, scarpa uguale, la stessa marca, la compri online e costa 40-50% meno del, del negozio ok? Però dopo scopri che eh, i ragazzi che vengono a farti la consegna devono lavorare 12 ore al giorno per fare eh, devono lavorare 12 ore al giorno per fare eh, 40 euro Siamo arrivati allora in fondo a questa nostra bella chiacchierata, insomma, prodotti di qualità, Una il famoso Via, abbiamo bella fatto gita. una bella gita, invece esatto. che sempre a sedere ecco, abbiamo, Non abbiamo parlato di politica che è l'argomento preferito da David Ma in un certo qual modo insomma, chi comunque sceglie di rimanere in piedi a Tregozzano Ricordiamolo con un negozio di vicinato come questo Secondo me in un certo qual modo politica la fa Insomma è una politica comunque di presidio del territorio E una, insomma, politica, alimentare. È una, una politica alimentare ci suggerisce il nostro David sì, una politica di, di mangiare, via, mettiamoci a tavola, pane e prosciutto, e una, una, be una bella porchetta, visto che mangiano i politici mangiamo anche noi. Comunque saluto Davide e la Greta eh, che mi hanno dato la possibilità di, di far vedere il mio negozio e li ringrazio tanto loro, la televisione e speriamo che tutte le cose vanno bene.